ora vogliamo raccontarvi la storia di un piccolo borgo che si trova nel Molise, che è alle prese con lo spopolamento e il dissesto. Allora, cosa hanno fatto i giovani del posto? Hanno deciso che bisognava fare qualcosa e si inventano un festival della street art. Guardate che posto meraviglioso, ce lo sta mostrando la regia nelle immagini. La direttrice artistica del Festival di Civita Campovarano è Alice Pasquini, street artist tra le più apprezzate, anche oltreoceano, che questa mattina è qui con noi. Come sta? Tutto bene? Buongiorno, tutto bene, grazie. Bene, bene, bene. Ma prima noi andiamo a conoscere questo borgo e la sua storia di rinascita con il servizio di Giuseppe Rizzo. Una rinascita cominciata 4 anni fa grazie ai colori dell'arte. Civita Campomarano, 300 abitanti, uno spopolamento rapido e crudele, aggravato da una frana che spacca in due il centro storico. Guarda qua. Ma il paese non vuole morire. Abbiamo deciso di dover fare qualcosa per questo borgo e abbiamo chiamato Alice Pasquini, che è una delle più grandi street artist italiane conosciute in tutto il mondo, e le abbiamo mandato un'email. Nasce così un festival della street art che ogni anno si arricchisce con il contributo di artisti da tutto il mondo. Riprendono vita e colore, muri e porte chiuse da troppo tempo. Civita finisce sui siti internazionali di arte, arrivano i turisti, riapre qualche vecchia bottega. Sono ripartite attività commerciali, soprattutto quelle di prodotti tipici. Per noi commercianti veramente è una boccata d'ossigeno. Civita Campomarano, luogo simbolo di un'Italia minuta che non si arrende. L'arte può essere un veicolo di cambiamento, sicuramente. È molto bello, è la seconda volta che vengo. Se c'è più gente ci fa piacere, è così. Alice, insomma, una bella storia, l'abbiamo sentito nel servizio del collega Rizzo. I ragazzi di questo paese ti scrivono una email e scoprono che però c'è un legame con questo borgo del Molise. Sì, è una coincidenza incredibile. Dopo aver viaggiato e dipinto in tutti i continenti del mondo, mi arriva questa email da questo piccolo borgo del Molise, dove era nato, cresciuto e faceva il medico del paese mio nonno. Tuo nonno, quindi le tue origini sono quelle. Esatto, quindi tornare poi nel Molise, diciamo, poi purtroppo una regione abbastanza dimenticata, no? In realtà ritrovare questo paese meraviglioso della mia infanzia, però completamente abbandonato con solo 100 abitanti, e vedere la resilienza da parte di alcuni giovani nel rimanere lì, questo mi ha molto commosso. Quindi dopo il mio passaggio sono cominciati ad arrivare dei turisti e quindi da lì l'idea che forse l'arte poteva, diciamo, cambiare le sorti e il destino di Civita Campomarano. Alice, questo è un modello esportabile anche da altre parti, abbiamo visto, arrivano i turisti, si rinnova il paese, trova nuova vita un borgo che era destinato a scomparire allo spopolamento. Sì, siamo diciamo al quinto anno da quando io sono tornata lì, quindi al quarto anno del festival. Sono passati tantissimi artisti internazionali, quindi di fama internazionale, di colleghi che lavorano in tutto il mondo e che fanno delle opere specifiche, perché non è facile lavorare in un borgo medievale, chiaramente, quindi non è che, diciamo, tutti i graffiti possono andare bene. Invece sono degli artisti che hanno la sensibilità per lavorare in un luogo del genere, la cui poetica, diciamo, si sposa perfettamente con il posto e con la motivazione, no? E quindi se in Italia, in Portogallo, in Spagna, mi vengono in mente tanti paesi dove ci sono delle situazioni del genere, no? Questi borghi bellissimi, tra l'altro c'è un castello angioino, c'è nato Vincenzo Cuoco, non molti lo sanno, no? Pare il castello abbia ispirato il Manzoni nel descrivere la residenza del dominato. Quindi, insomma, è ricco di storia da riscoprire, e l'arte contemporanea, che a me piace chiamare contestuale, è solo in realtà una scusa per riportare le persone lì. Fra l'altro, appunto, non è neanche facilmente raggiungibile, per cui la quantità di turismo e di attenzione che si è arrivata è veramente sorprendente. Che poi i luoghi difficilmente raggiungibili, sì, hanno ancora di più, sì, un fascino. Allora, diciamo che voi fate la vostra parte, quindi date il via per riscoprire questi borghi, però questo non basta, ovviamente. No, non è la lotta contro lo spopolamento ha bisogno di altri passaggi ulteriori, ovviamente. Sì, sono purtroppo terre non coltivate, case che crollano, poi sai, le case medievali crollano una accanto all'altra, quindi insomma ci vuole una soluzione. Ci sono degli stranieri che sono venuti, hanno comprato degli immobili, hanno restaurati con la pietra, diciamo, riportando in luce anche il loro aspetto perigiano. Quindi ci sono delle cose che si stanno muovendo. Chiaramente l'arte non basta, però almeno una volta l'anno per 4 giorni il paese torna a vivere. Ecco, questa ragazza che avete ascoltato ha colorato tanti muri in America e ha restituito al paese dal quale viene tanto. Ne riparleremo anche, a te piacciono molto questi borghi.
Sì, che comunque sia cercano in tutti i modi di vivere, noi possiamo riscoprirli e sono veramente dei luoghi magici. Grazie, grazie, grazie ad Alice Pasquini. Diamo la linea al TG1. Più tardi.